ottieni una borsa di studio in un college americano. Partecipa allo Yes We College Showcase il 9 giugno allo stadio della Shore. Dopo essersi incontrate, rincorse, sorpassate e controsorpassate, dopo la sosta della Serie D, finalmente Sanremese e Ponsacco sono una di fronte all'altra, prima contro seconda, uno dei match più importanti di tutto il programma, dei 9 gironi, delle 83 gare della Serie D in Italia. Primi tempi a ritmi forsennati, con un comunale vestito a festa, tanti tifosi anche in arrivo dalla Toscana, Sanremese che ci prova dalla distanza, ma di fatto portieri poco impegnati nei primi 45 minuti. E nella ripresa che succede di tutto, succede a partire dai primi minuti, perché clamorosamente è il Ponsacco che passa in vantaggio quando da una mischia furibonda in area matuziana sbuca fuori Castorani, che riesce a trovare angolo e tiro per portare in vantaggio i mobilieri rossoblu, che si chiudono a riccio. Sanremese che produce il massimo sforzo, uomo del destino per la formazione toscana, il portiere Cirelli, che a metà frazione compre un autentico prodigio sul colpo di testa di Lobosca, andando a deviare il pallone sulla traversa. Paradossale la mischia in area mobiliera pochi minuti dopo, con Iavo che non riesce a spingere il pallone in rete. Il direttore di gara però aveva tutto fermato per un fallo classico di confusione, e allora con tutta la Sanremese in avanti nel finale il Ponsacco fa il colpo grosso, perché mancava l'appello Doveri. Il capocannoniere del Ponsacco realizza così il gol che chiude la partita, va così a esultare sotto la tifoseria toscana nel giorno dopo la Milano-Sanremo. Ieri la fuga di Nibali, oggi quella del Ponsacco verso la Lega Pro.